Da Catania a Vicenza in moto in meno di 24 ore. E come se non bastasse, con il motore bucato e la trasmissione rotta. Cos'è sto rumore metallico adesso? Non ci credo, ha già spaccato la catena. No, ho sfondato tutto. Quest'anno la domenica cade il 1° gennaio, per i veterani del canale, quindi il video del capodanno lo vedrete domenica prossima. Anche perché esattamente in questo momento che è uscito questo video sto vivendo il nostro capodanno 2023. In questo video volevo mostrarvi l'impresa tenuta segreta fino ad ora, dal viaggio che ho fatto one shot da Catania a Vicenza con tutte le peripezie di mezzo, ma soprattutto volevo fare un recap del mio anno 2022 insieme a voi, svelandovi il backstage di tutti i miei video. Quindi se non mi conoscete o questo è uno dei vostri primi video che vedete sul mio canale, vi consiglio di chiuderlo e spararvi prima tutti gli altri. Ma adesso partiamo da gennaio, dove il primo video, come da rito, è il video di capodanno. L'abbiamo passato a Trieste, non è stato uno dei migliori capodanno, ma non è andato male. Insieme a Greta poi a gennaio sono andato a Tenerife, sempre non per giocare a fare l'investitore, ma perché le Canarie sono delle isole che mi piacciono veramente tantissimo. Costano poco e si sta da Dio. Tra l'altro ho fatto ben 5 video. Memorabile l'impiantata con la macchina a noleggio. Non ci muoviamo più da qua. Bellissima la leggenda della Valle delle Brogi. E si inizia subito con la prima sfiga dell'anno, atterrando nell'oceano col parapendio. Meglio nell'asciutto. Sarebbe meglio nella... Non si può dire che la sfortuna è una mia cara amica. Per concludere la vacanza, una palese truffa nei dune buggy. Non voglio neanche ricordarmi quanti soldi abbiamo speso per fare un giretto per strada con dei mezzi da off-road. Tra l'altro questa vacanza non avrei dovuto farla con Greta, ma volevo portarci mia sorella, solo che ha ricevuto una proposta di lavoro esattamente in quella settimana e non è potuta venire. Si riparte subito con la seconda sfiga dell'anno. Ho preso per la prima volta il Covid, sono stato quindi contaminato. In quel periodo avrei voluto portare mia mamma per il suo compleanno a vedere in Belgio il museo del suo artista preferito, solo che era ancora il periodo che servivano a fare i tamponi per prendere l'aereo, e facendo il tampone ho scoperto di avere il Covid, quindi è saltato tutto. E così gli altri due video sono due video off-road con delle maxi enduro. I video sono risalenti al 2021, dove ho portato tutta la mia compagnia a fare l'experience fuori strada con i V-Strom. Di seguito poi sono usciti ben 4 video sull'Islanda, esperienza bellissima che ho fatto con Sivola, l'azienda di viaggi di Human Safari. Anche questo viaggio mi sembra di averlo fatto nel 2021, ma l'ho pubblicato nel 2022. Serie di video molto carini, soprattutto l'ultimo, dove ho visitato il museo dei cazzi. Scusa, mettiti di fianco. Balena killer. No, questo qua è nettamente più grande di te. Intervista doppia con Edoardo Iannone. Mi sembra di essere passato a Bergamo per partecipare a Zona Rossa TV, che è il podcast suo e di Ivan Giussani. Con la scusa abbiamo registrato un intervista doppia. E poi sono partito insieme a Revit per l'Olanda. Da Vicenza abbiamo raggiunto Os, che è la sede dove è nata Revit, che adesso vende in tutto il mondo. Una serie anche qui di 5 video. Viaggio fatto insieme a Greta, Davide e la Valentina, che sono la mamma e il papà di Revit Italia. Se avete notato, a metà viaggio non si vedono più, perché purtroppo sono dovuti rientrare prima del dovuto per lavoro. Se non ricordo male, nel primo episodio abbiamo fatto un po' di passi alpini. Nel secondo, mezza romantice strasse, abbiamo testato la GSX GT in autostrada. Dopo Os abbiamo raggiunto Amsterdam. Dopo Amsterdam abbiamo fatto una gita in bicicletta a Rotterdam. E infine un gigantesco dual motovlog da 17 minuti e 30. Tutto quanto insieme a Greta. E poi mi chiedete di continuo i motovlog. In tutti i video che ho menzionato finora, tre quarti sono motovlog. Cosa fare con il VIP pass della MotoGP? Qui sono stato invitato da Shark Aleman. Mi hanno dato tutti i VIP pass del caso. Sono stato trattato veramente come un principino. Esperienza veramente bellissima. Soprattutto vedere la MotoGP da 30 centimetri. Bel video anche questo. Calcolate che in 8 minuti ci sono racchiusi tipo 3 giorni. Iperdinamico, mi piacciono un casino questi video qui. Sorpresa la futura sposa. Un iscritto mi ha scritto tramite Manuel se riuscivamo a fare qualcosa. Ci siamo inventati questa proposta un po' fuori dal comune, con video su YouTube annesso. Mi è piaciuto molto come è uscita. Sushi peggiore del mondo insieme a Phil. Questo video non avrei mai voluto farlo uscire, anzi avrei voluto farlo uscire nel secondo canale, ma è stato un periodo che stavo organizzando il viaggio in Andalusia, non avevo assolutamente tempo. Infatti questo video e quello dopo, che è una prova a non ridere, sono palesemente dei video tappabuchi. Dal 2015 ho questa cosa che voglio pubblicare un video ogni domenica alle 13:30 e penso che sarà così. È più una questione di costanza rispetto
diretto verso le persone che mi seguono. Quindi sappiate che ogni domenica alle 13:30 vedrete un mio video, fino a che qualcosa di grande capiti nella mia vita, tipo un giro del mondo, o se mi dovessero chiamare a fare Top Gear Italia, io sono presente. Il sushi peggiore del mondo non è un video che mi piace. Prova a non ridere, 100% impossibile, con Ciccio. Anche questo qui, video tappabuco, che abbiamo registrato nel mentre... No, è assurdo. Cioè, assurdo. Cioè, questo video qua l'ho registrato mentre eravamo in una tappa dell'Andalusia, e non mi ricordo se addirittura l'ho editato mentre ero in viaggio, ma è stata proprio una cosa iper last minute. E poi però mi sono riscattato partendo con la serie dell'Andalusia. 6 video, quindi altri 6 motovlog. Viaggio della Madonna, mi è piaciuto tantissimo. È un viaggio che ho fatto in collaborazione con Suzuki, la quale ci ha fornito 4 moto. Ho portato con me Ciccio, mio papà e Danielone. Abbiamo fatto un botto di chilometri. La cosa bella è che abbiamo fatto, mi sembra, sui 5-6 mila chilometri con delle GSXS, la Naked di Suzuki, che non è fatta per viaggiare, ma con noi è diventata una moto fatta per viaggiare. Tra l'altro, altro evento di sfortuna, ho rotto la moto a 1500 chilometri da casa. Pronta per andare in infermeria. Di questa serie mi piacciono veramente tutti quanti gli episodi. Forse verso il quarto, quinto video ho perso un po' l'interesse. Se ve lo siete persi, andatevi a rivedere Scimmia in strada. In moto visitiamo Gibilterra, un paese veramente incredibile, dove per entrarci bisogna passare per una pista di atterraggio. Per non parlare che ti trovi le scimmie per strada. No, vabbè, non ci credo. Oddio. No, vabbè. Mi fa quanto paura. Anche a me. È una scimmia. Riesci a fargli tu una foto? Sì, adesso mi attacca, guarda. L'Andalusia mi è piaciuto davvero tanto. La compagnia anche. Il viaggio pure. La serie la metto nella mia top 3 del 2022. Non tutto va come dovrebbe andare. Questo qui dovrebbe essere, se non sbaglio, un weekly vlog. Purtroppo sono stato costretto a fare perché mi è saltato un lavoro davvero importante che ci tenevo veramente molto. Spoiler, era insieme a mia nonna. Non so se vi ricordate il video che ho registrato con il Cayenne Turbo. Volevo fare un altro video del genere, ma purtroppo, vabbè, non posso dire altro. Giungiamo dunque all'estate, dove parte la serie della Sicilia. È a questo punto che vedrete lo spin-off del video. Se non vi ricordate, all'inizio dell'estate ho fatto una storia dove chiedevo ai siciliani di ospitarmi per una cena e una notte. Mi hanno risposto in veramente tantissimi. In circa 50 mi hanno dato la disponibilità, e io ho scelto tra questi 50 14 persone diverse per i 14 giorni che avrei girato l'isola. Nel primo video mi sveglio alle 3 del mattino per cercare di fare Vicenza Barcellona Pozzo di Gotto in meno di 24 ore senza autostrade. Il problema è che in Calabria ho spaccato la moto. Altro evento molto fortunato, dato che si trancia a metà una candela su 2. Non succede mai. Penso di essere stato il terzo al mondo. Veramente assurdo cosa succede nel secondo episodio. Un altro sconosciuto che non c'entra niente con l'itinerario della Sicilia mi presta la sua moto per 14 giorni. Se non ci credete, vi capisco. Se guardate il video, vi chiarite le idee. Terzo video generico su quello che è successo in Sicilia. Si chiama Dormo e mangio gratis da sconosciuti, perché per l'appunto dormo e mangio gratis da sconosciuti. Esperienza veramente strana e incredibile. Strana perché le persone da cui andavo mi conoscevano molto bene, ma io non conoscevo loro, quindi mi affidavo... Non so a cosa mi affidavo. Ho realizzato forse dopo che poteva essere un po' pericoloso come cosa, ma è andato tutto bene. Anzi, sono rimasto davvero molto contento di aver fatto questa esperienza. Quest'anno, nel 2023, mi piacerebbe farlo con qualche altra regione. Magari potete suggerirmi la vostra qui sotto tra i commenti. Hard enduro con X Murri. Sempre durante il mio tour in Sicilia mi sono fermato a Palermo, dove Murri mi ha organizzato un'endurata. Era la prima volta che lo conoscevo. Mi sono trovato davvero molto bene, molto simpatico. Alla sera ho conosciuto anche Jumpitech. Sono due colossi di YouTube Italia. Sempre bello conoscere altre persone che fanno il tuo mestiere. Giappirino, Giappitech e Murri. Purtroppo ti tocca. Vi presento il mio compagno di una vita. Questo video è in collaborazione con Invicta, brand della Madonna che negli anni 80-90 ha conquistato il cuore di tutte quante le persone. Ha avuto un piccolo calo negli anni 2000, ma adesso stanno spingendo come delle bestie, e spero di essere il loro ambassador, se così si dice, ancora per tanto. Anche perché utilizzo Invicta dalla prima elementare. In questo video c'è tutta quanta la storia del brand, eccetera. Molto molto affascinante. Ultimo video siciliano in 10 minuti. Ho racchiuso una settimana di vita che ho fatto in Sicilia, sempre con questo metodo di alloggiare dagli sconosciuti. Ed è proprio questo video che finisce con un enorme punto di domanda: perché il ritorno non è mai uscito in nessun video? Quindi a questo punto ritorniamo mentalmente alla fine del tour in Sicilia. Quindi l'ultimo iscritto che mi ospita si trova a Catania, e ci ritroviamo esattamente alle 6:30 di mattina, pronti per tornare a casa a Vicenza. Ultima partenza della Sicilia, ultima partenza del Diavel, ultimo giorno del tour, benzina e stretto di Messina. La prima tappa a 578 km, la prima tappa è la Vello. Andiamo a
recuperare il Versys. La prima delle tante benzine. Il primo pieno. Adesso iniziamo con i primi 85 km dritti. Quindi da Catania mi dirigo con l'autostrada fino allo stretto di Messina. Messina boccetta, traghetti, Messina. Imbarco, munirsi di biglietto. Posso entrare? Grazie. Che oro. Se no mi toccava aspettare un'altra mezz'ora. Si prende il traghetto per lo stretto. Molto bene. Molto bene. Mezz'oretta e arrivo in Calabria. Pensate che il tempo della traversata in traghetto l'ho utilizzato per fare la miniatura del secondo video della serie della Sicilia. Basta che date un occhio allo sfondo ed è palesemente il traghetto. In uscita dal traghetto. Molto bene. E risiamo in Calabria. Bene, andiamo a prendere la Salerno-Reggio Calabria. Questo è l'inizio della Reggio Calabria-Salerno. Salerno-Reggio Calabria. Entriamo e il navigatore mi segna 345 km dritto. Siamo giunti in Calabria. Questa è la prima sosta benzina. A sete questa di Havel. Ci mancano gli ultimi 130 km insieme. Poi ci lasceremo per sempre. Au. Abbiamo fatto le 12.30, sono uscito dalla Salerno Reggio Calabria, lunghissima. Adesso altri 130 km e raggiungiamo Lavello, dove riconsegnerò il Diavel. Questo è il piccolo scoglio del viaggio del ritorno, la deviazione fino a Lavello, che sono solo 50 km in più, ma a livello mentale su 1300 km totali non sono così pochi. Ore 13.37, sono arrivato a Lavello, gli faccio un bel pienino a Mino. Ah, oddio. Penso sia proprio il minimo minimo che posso fare. E adesso andiamo a prendere il Versys, che dovrebbe trovarsi in una di queste viette. Ok, sono arrivato. Poi tra l'altro Mino mi ha lasciato anche le chiavi di casa sua, oltre alla sua moto. Non finirò mai di ringraziare il santo Mino. Stiamo sempre parlando di una persona sconosciuta che mi ha prestato per 14 giorni il suo Diavel, lasciandomi tra l'altro le sue chiavi di casa, perché al mio ritorno lui sarebbe stato in vacanza. Come dico sempre, per fortuna che queste cose le registro. Se qualcuno me le raccontasse io non ci crederei mai. La resurrezione è stata completata. Ho trasferito tutti quanti i bagagli dal Diavel al Versys. 568 sono i chilometri che ho percorso fino adesso, da Catania a Lavello. Ho fatto il conto con la calcolatrice perché non avevo azzerato il trip. Ehi, ci siamo nuovamente a due cilindri. Che strana sensazione di leggerezza. Ora ho due alternative. La prima è fermarmi all'Aquila in Abruzzo da un iscritto. La seconda è quella di tirare a casa diretto, ovvero percorrere altri 760 km. Sono due belle alternative. Per ora penso che guiderò fino a zona Pescara e dopo capisco quanto stanco sono. Ma sempre a questo punto non possiamo dimenticarci della mia sfortuna. Vabbè, sto entrando in Puglia. Mamma, che giro che sto facendo. Si entra in Puglia. Oddio, che brutto colore. No, mi sa che devo mettermi l'antipioggia. Qua mi sa che diluvia a breve. Le macchine di là sono ancora asciutte. Le prime gocce. Vuoi dirmi che c'è un SOS sotto il ponte? Che lusso. Ho impermeabilizzato tutto quello che si poteva impermeabilizzare. Adesso proseguo. Che tribolazione. Acqua a non finire come al solito. Prima sosta benzina alle 16.57. Mancano centinaia di chilometri a Pescara, ma mi sento di aver la grinta giusta. Prima sosta benzina per il Versys. E se qualcuno trova questa vite, se me la può portare a casa. Seconda sosta, ma c'è la pompa abbinata. Ore 19.21, mancano 3.89 km. Reset. Go go go. Tutta autostrada. Un sunset un pelo invasivo. Che bello. Ti hanno detto quest'amore sale e scende come un ascensore. In questi lunghi viaggi non posso dire che la musica non mi aiuti. Ore 20.41, siamo all'imbrunire. Dietro di noi la luna. 225 km all'arrivo. Se non si fosse capito, ho scelto l'opzione di andare diretto a casa. Mi riprendo la rivincita. Al posto di Vicenza-Messina faccio Catania-Vicenza in un giorno con i pedaggi. Se no arrivavo alle 4 di mattina, non mi sembrava il caso. Bene, da ora in teoria non sono necessarie più soste. Terza sosta benzina. Guida in notturna e partono i Linkin Park. E ci siamo, via per gli ultimi 100 km. Mentalità, costanza, no alla velina, tutto il necessario. 9, non ci credo. Ha già spaccato la catena. Vicenza Est, vediamo se riusciamo. Oddio, la nostra uscita. Ho sentito un tirone alla catena incredibile. Guarda come va la moto. 9, non ci credo. Oddio, c'è qualcosa di molto strano. Ho sentito un tirone alla catena. 9. Cos'è sto rumore metallico adesso? Siamo a pochi chilometri da casa. L'impresa, Catania Vicenza in un giorno. 9, impresa, una minchiata dai. Minchiata no, però con la deviazione a Lavello devo dire che è stata abbastanza briosa. Ho la sensazione di aver slanegato la catena, che ha tipo 10.000 km. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grüße deine Blättern. Mamma, senti che brutto rumore fa la catena. Oh, cos'è la catena? 9, no, ho sfondato tutto. Ma fa che roba? 9. Così è. Facciamo il bollettino di viaggio. 752,3 752 vuole. No.
1320 chilometri. 10 chilometri dal record che ho fatto con mio papà. Il mio record personale è 1330. Oggi ne ho fatti 1320. Prenderei la moto e andrei ad Asiago. Stamattina ero a Catania. Ma che ridere fa? Bene, finito. La cosa che non si vede in questi video è che oltre alla catena che in soli 10.000 chilometri si è consumata e allargata, come avete visto, tra l'altro errore mio che per la fretta l'ho fatta cambiare ad un gommista vicino a casa mia. Fortunatamente non l'ho mai fatto vedere nei miei canali ed è anche uno tra i più costosi della zona, cioè assurdo. Comunque in ogni sosta che mi fermavo con il Versys sputava fuori una chiazza d'olio di circa 10-15 centimetri, che però a mio pensare era l'olio di rabocco in eccesso che avevo fatto prima di partire. La realtà dei fatti è che il gommista ha montato una catena più grossa del dovuto e quindi oltre a non lavorare bene, rovinarsi in soli 10.000 chilometri, girando mi ha mangiato il carter. Ha fatto un buco da dentro a fuori. Oltre a quindi la candela, evento rarissimo, la trasmissione e il buco nel motore, stavo in pratica rischiando anche di sbiellare. Tutto vero, è la sfiga. Fu quella volta che ho deciso di farmi rasare le basette e adesso sembro, dato che siamo nel 2023, non posso dire più. Tra l'altro da notare il video che è uscito prima di questo, dove faccio un'intera giornata d'enduro con l'anteriore bucato. È così, è così. Se per caso conoscete qualche sciamano contro la sfiga, vi lascio il mio indirizzo. Ma proseguiamo con il MotoGP di Misano. Suzuki ha invitato me e la mia compagnia ad accedere sempre col VIP Pass. Video bellissimo, weekend raccolto in 9 minuti e 20. Non so perché ha fatto solo 145.000 visualizzazioni. Se l'avete perso andatelo a vedere, perché cioè è proprio un signor video, secondo me. Iperdinamico, bellissimo. Qui abbiamo una miniserie di due video, i primissimi in collaborazione con Red Bull, azienda incredibile con la quale mi sto trovando benissimo. Esperienze veramente assurde. Qui ho partecipato al GP Nuvolari, purtroppo con una Rolls Royce, dato che non avevamo capito che era una gara. Anche qui la sfortuna sempre presente. Il primo giorno una macchina ci viene addosso e poi scappa. Il secondo giorno rimaniamo a piedi a 5 km da casa. Cioè assurdo, cioè, secondo me sono proprio io, eh. Due bei video del 2022. Passiamo con il peggior video in ambito di visualizzazioni del 2022, che è Ferrata per Sole Esperti con Omar Martinello. Forse ho sbagliato a fare la miniatura, forse ho sbagliato a fare il titolo sicuramente, ma è un video che merita veramente tanto. È stata la mia prima ferrata, esperienza veramente bellissima, tutta quanta documentata con delle action cam. Guardando i commenti è stato molto apprezzato. Boh, a me è un video che è piaciuto molto. Magari ditemi la vostra qui sotto tra i commenti. Tra l'altro mi piace molto la varietà dei contenuti che ho avuto nel 2022. Viaggi, auto, moto. Mi è piaciuta la dinamicità, cioè me la sono vissuta anche davvero molto bene, devo dire. Si riprende con il Giulianone nazionale, che anche quest'anno non si è smentito. Pensate che per registrare questo video ha aspettato una o due settimane a ritirare una macchina prima dell'altra, così da poter ritirare due Ferrari nuove nello stesso giorno. Molti commenti sotto al video pensano che siano a noleggio e in realtà no, e non le abbiamo ritirate solo per fare i video, cioè sono macchine che utilizza. È così. Tutto quello che non mostrano in TV ho partecipato insieme a Tommaso Marcon, pilota di Moto2, a una sua gara. Ho visto tutti quanti in retroscena, tutte le ansie, davvero bel video. Anche qui ci sono tre giorni raccolti in circa 13 minuti. Ho provato una Formula 1, altro contenuto che mi ha permesso di fare Red Bull. Questo qui in realtà è un weekly vlog dove ho messo diverse cose che ho fatto quella settimana. 7 giorni in 10 minuti. Un altro video iper dinamico, mi piacciono tantissimo a me questa tipologia di video. Quella lì tra l'altro è stata una delle settimane più intense della mia vita praticamente. Altro video insieme a Giulianone, 100.000 euro di moto, il nuovo mezzo di Giuliano. In pratica ha preso una Diavel e l'ha stravolta insieme alle officine di GP Design. Ma proseguiamo con Non sono mai stato così male, perché non sono mai stato così male. Ho preso un mix di febbre, screenshot, sbocca e altre cose sgradevoli tutte quante insieme. In questo video, oltre a raccontarvi la mia disavventura, ho messo un video bonus, ovvero il video dell'estate 2022, che non ho pubblicato perché ve lo spiego in questo video perché non l'ho pubblicato. Scappo in Polonia, 18 minuti di vlog di due giorni in Polonia insieme alle persone più strane che ho trovato, cioè Manuel, Mauro, Davide, Danielone. Uscita una roba incredibile. Arriviamo verso la fine dell'anno, dove c'è la serie di Fuerteventura, piccola gita fuori porta di una settimana che ho fatto insieme a Danielone. Non so come sono andati veramente male. Con tutta sincerità, questa serie da due episodi la inserisco benissimo nella mia top 3. Se non li avete visti andate a vederli, perché secondo me sono incredibili. Se guardo qualcosa su YouTube, cioè bellissimo, cioè c'è anche della cultura in mezzo. Cultura, cioè non vabbè, bellissimi. Se ve li siete persi andatevi a vedere. Whisper Challenge super alcolica con Alberto Nasca. Non c'è neanche cioè a me fa riderissimo questa cosa. Provo le auto più assurde d'Italia. Sono andato da Fede Perlam e mi
mi ha tirato fuori tutti i suoi mezzi più incredibili che ho costruito. Li abbiamo provati, poi mi ha fatto salire su per uno scalino di 60 centimetri. Anche questo è un video che mi è piaciuto molto, sia da realizzare che da editare, fino ad arrivare all'ultimo video pubblicato prima di questo, che è Fango e Lacrime. L'ultima esperienza che ho fatto in Sicilia, ritornando da una delle persone che mi ha ospitato quest'estate, mi ha rinvitato per fare un'endurata. Ho comprato i voli 2-3 mesi prima e ho pagato 15 euro andata, 15 euro ritorno, e praticamente con neanche 100 euro mi sono fatto 3 giorni in Sicilia, tra cui l'endurata, bellissima, solo che aveva piovuto 2 giorni prima, e quindi abbiamo mangiato un po' di fango. Gran bell'anno, mi piacerebbe molto che tra i commenti mi diceste voi qual è stato il periodo più bello, la vostra serie più bella, il vostro video più bello, giusto così per avere un feedback da voi che mi guardate, mi interessa veramente molto. Per quanto riguarda invece le braccia, ho ancora un po' di dolorini, soprattutto nella parte destra. Per cercare di risolvere al meglio, dopo tutte le sedute di fisioterapia che ho fatto, in molti mi hanno consigliato di iniziare a far palestra per aumentare la massa muscolare e di conseguenza potenziare tutte le nervature, eccetera. Questo è un impegno che ho preso da settembre, ed è da settembre che sono seguito da un personal trainer, vado in palestra e soprattutto seguo molto la mia nutrizione, mi segue un nutrizionista. Piano piano sto migliorando sempre di più, spero di poter risolvere al meglio questa situazione, anche se non riuscirò mai a risolverla al 100%, perché quando ti rompi e basta, è finita. Mi piacerebbe molto fare dei video riguardo ai miei allenamenti, alla mia trasformazione, e anche magari a un video dove vi faccio vedere cosa mangio, dato che faccio 5 pasti al giorno e mangio più di 300 grammi di pasta al giorno. Se siete interessati a questo aspetto, scrivetemelo sempre qui sotto tra i commenti. Buoni propositi per il 2023. Come prima cosa, mi piacerebbe molto trovare uno di voi, magari appassionato ai motori come me, appassionato ai video come me, che possa farmi da braccio destro, quindi seguirmi in tutto per tutto quello che faccio, entrare a far parte praticamente della mia famiglia per aiutarmi. Facendo questo mestiere dal 2015 ad oggi sono 8 anni. I compiti per stare dietro a un canale YouTube e tutti gli altri vari social sono davvero molti, e dovendo registrare da solo, editare foto, video, microfoni, luci, script, editing foto, miniature, tag, descrizioni, magari da fuori non si vede ma è una grossa mole di lavoro. Non dico che sia brutto, ma è tanto e quindi occupa molto 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 tempo, e mi piacerebbe quindi trovare una persona che mi possa aiutare magari nelle parti che mi piacciono di meno, tipo l'editing, per creare più tempo per dedicarmi al 100% alla creazione, che è la cosa che mi piace di più. Quindi più viaggi, più video, e si spera anche più soldi da magari investire in viaggi più lunghi. Avete capito, sponsor? Quindi buoni propositi per il 2023, trovare una persona. Il secondo proposito, che è da anni e anni che cerco, mi piacerebbe trovare una casa. Non ho ancora capito se comprarla o rimanere in affitto, non ho capito, non so gestire le mie finanze, non sono capace di investire, non mi piace investire, mi annoia qualsiasi cosa che è riguardante ai soldi, l'economia, le fatture mi annoiano, non mi piace. Piccolo spoiler, parlando di investimenti che faccio, anzi no, non posso dirlo perché sennò non riesco a fare un video reaction, capirete poi in futuro. Comunque ho acquistato qualcosa, i più perspicaci di voi avranno capito cosa volete che compri io, vabbè. Quindi aiutante, cambiare casa, come potete vedere sono andato via dai miei genitori, è stata un'ottima idea, un'ottima esperienza, non tornerei mai più indietro. Mi piace molto l'autonomia, gestirsi da solo, si può dire che è anche una crescita personale, ma purtroppo in questa casa sono davvero molto stretto, come potete vedere qui dormo, lì faccio i video e qua a destra cago. Mi manca il posto per la logistica di tutti quanti i miei strumenti, di tutta quanta la mia attrezzatura, la sala è praticamente una discarica, anche nascosto dietro questo letto, non si vede perché per l'appunto per registrare i video ve lo nascondo, ma ci sono degli scatoloni anche qui e sono più di uno. In pratica ho roba in giro dappertutto, mi piacerebbe trovare una casa o fare l'investimento di acquistarla una casa per creare il mio ufficio in una sola stanza, dove ho tutta la mia attrezzatura, tutta quanta la mia roba, una sola stanza per dormire e una stanza per fare la logistica della mia attrezzatura e tutte quante le mie robe. Bene, ho finito con la noia di questo video, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di qualsiasi vostra cosa, qualsiasi costo del vostro pensiero, mi fa piacere. È strana la cosa che ogni video fa decine di migliaia di visualizzazioni, ma alla fine i commenti sono poche centinaia. Mi piace molto leggere i commenti, anzi è una delle cose che mi dà più soddisfazione, quindi se volete lasciarmi un commento sappiate che io li leggo sempre tutti, ovvio che non mi metto a rispondere a ognuno di essi perché non avrebbe senso, ma sappiate che li leggo sempre tutti. Ho finito con l'asciugo, io vi auguro un buon 2023 a tutti, vi aspetto domenica prossima alle 13:30 con il video del capodanno che sto vivendo in questo momento. Magari se volete seguirmi su Instagram per vivere in tempo reale quello che faccio tramite le mie stories, mi trovate sempre con il solito nome. E basta, ci vediamo al prossimo video, un saluto, ciao!